Buongiorno, ecco col nostro progettino di oggi. La protagonista è questa fustella di moda scrap Happy Lights. Eccola qui, voglio crearmi una card un po' particolare. Inizio col tagliarmi la base della mia card. La base è 13x10. Inizio col realizzare con la fustella e il tappetino per embossing uno sfondo embossato. Utilizzando la Big Shot Standard, il mio è un modello un po' vecchio. Devo andare semplicemente ad aprire il piano fatto a libro. Vado a mettermi proprio sulla base per l'embossing, quindi quella rosa. Posiziono prima il mio tappetino in silicone, poi il cartoncino e la fustella sul lato che taglia. Questo è l'effetto che ottengo. Giro il cartoncino e vado a rifare l'embossing. Questa volta però cioè, non passo completamente in modo da non schiacciare questa parte già embossata. Cerco un incastro. Questo è l'effetto che ottengo. Ora vado a fustellare normalmente vado a fare una fustellata normale, classica, della striscia di luci. Ecco qui. Tutti questi elementini che sono gli interni delle nostre lucine le vado a colorare con le matite acquerellabili. Scelgo un po' di colori che mi piacciono dal mio set. Ora con un pennellino bagnato vado a sfumare il colore della mia matita acquerellabile. Non si vedranno più i segni della matita, ma avrà proprio un bell'effetto acquerellato.
Ok, a questo punto, per dare un tocco di lucentezza, vado a mettere sopra le mie palline il nuovo Glitter Drop. Questo è un nuovo che ha tanti piccoli brillantini. Vado prima proprio a metterglielo grossolanamente, in questo modo, e poi vado a stendere meglio il gel con un pennello asciutto. Ora vado a crearmi lo sfondo di questa costella invece del Buon Natale. Per l'ombra vado a calcolarmi la porzione di carta che mi servirà e vado a crearmi uno sfondo sfumato con i vari pastelli acquerellabili. Col pennello bagnato ora vado a sfumare i miei colori. Questa volta non vado a sciacquare il pennello tra una passata, tra un colore e l'altro. Semplicemente quando lo sento un po' asciutto vado ad aggiungere un po' di colore, di acqua. Questo è l'effetto che ottengo, un bell'arcobaleno di colori. Lo lascio un attimo asciugare e lascio asciugare anche il mio nuovo Crystal Drop. Ok, ora vado a incollare il mio filo di luci sulla mia base. Cerco un andamento che spicchi rispetto alla base che ho già fatto. Vado a mettere un pochino di colla e incollare. Ecco qui. Ora andiamo a incollare i nostri interni qui dentro. Vado prima a individuare quelli che sono i giusti interni. Mi sono un po' confusa, li ho un po' confusi, insomma. Ok, ora vado a mettere la colla e li incollo. Ok, ora l'eccesso ovviamente lo vado a tagliare. Ecco qui. Vado a riprendere il mio
il mio sfondo e vado a fustellarlo con la base del Buon Natale. Quindi ho tagliato un rettangolo 20,6 x 13,3. Ora vado a cordonare a 10,3 cm. Ora questo lo vado a incollare qui e poi vado a incollare la base sulla mia mattatura. Il mio pannellino lo incollerò alla base con del biadesivo spessorato in modo da dargli un pochino più di tridimensionalità. Ecco qua, questo è il mio bigliettino natalizio, un po' originale, un po' diverso perché è pieno di colori, potrebbe essere un bigliettino per un bambino o insomma per chi ama i colori dell'arcobaleno. Ok, grazie mille per avermi seguito e al prossimo progetto. Ciao ciao!